Giada Trebeschi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Bentrovata qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo romanzo, edizioni Oakmont Publishing. Giada Trebeschi, autrice di romanzi, saggi, pièce teatrali e racconti, due lauree e un dottorato in storia, insegnato a lungo in università per poi dedicarsi completamente alla scrittura. Parla cinque lingue, è interprete simultanea e traduttore, attualmente vive e lavora in Germania, ma quante lingue conosce? Quali sono le sue lingue che conosce così perfettamente, Giada Trebeschi? Sono lingue europee, italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo. Adesso mi darò al russo, prima o poi comincerò, perché mi manca la lingua slava. Le manca, e quindi è uno sguardo per essere veramente proprio europei nel vero senso, nel senso compiuto della parola, della lingua. Il Vampiro di Venezia è questo romanzo che ci ha un po' impaurito nei giorni scorsi e che proprio da questa paura, perché c'è un modo di narrazione veramente molto particolare che parte da una realtà storica per poi arrivare a qualche cosa di sicuramente molto particolare che riveleremo, ma non troppo, non si può, è un giallo. Lo so che è un giallo, anzi è un giallo tinto di nero, anzi c'è molta nebbia anche, ci sono questi poteri occulti e poi c'è il senso del divino, la spiritualità, ma non solo, e c'è questa copertina che è veramente qualcosa che ci porta proprio in un'oscurità di un mistero molto molto fitto. Perché un vampiro si trova a Venezia? Mistero e superstizione, ho giocato tantissimo con la superstizione, infatti il Vampiro di Venezia, a dir la verità, esiste davvero, quindi se qualcuno lo googla, come si dice ora, il Vampiro di Venezia troverà su Focus, su National Geographic, sulla Rai, hanno fatto un sacco di articoli al riguardo, perché hanno trovato durante degli scavi archeologici nel 2006 lo scheletro di una donna sul Lazzaretto Nuovo. Hanno seppellito alla fine del Cinquecento questa donna morta di peste con un mattone in bocca. Naturalmente io ho immaginato il momento in cui questo mattone è stato messo nella bocca di questa donna, e perché viene da un'antica superstizione che è quella della credenza nei masticatori di sudari. I masticatori di sudari sono, diciamo, la fase precedente a quella di diventare vampiro, è un'antica leggenda soprattutto nell'est dell'Europa, in Germania, sud della Germania, infatti il nome originale dei masticatori è il Nachtzehner, e praticamente pensavano che ci fossero persone in grado di masticare il proprio sudario, magari le proprie dita, e poi prendere forza per uscire dalla tomba, suggere il sangue ai vivi e diventare vampiri. Naturalmente si tratta di una superstizione che deriva dal fatto che non conoscevano molto bene la prima fase tanatologica della putrefazione del cadavere, e dunque pensavano che questo ventre rigonfio fosse stato rigonfiato dal sangue, in realtà sono i gas di decomposizione, che i denti crescessero, in realtà noi sappiamo che sono le gengive che tornano indietro, e quindi avevano l'impressione che questo cadavere potesse uscire dalla tomba e continuare a vivere, ovviamente succhiando il liquido vitale che è quello che è il sangue. I vampiri, bisogna dirlo e ricordarlo, non sono nati con Dracula. La paura dei mostri Revenant che tornano dai morti nasce ed è antichissima, addirittura dalla Lilith biblica, no? Ci sono questi mostri, e quindi io ho giocato naturalmente su questa superstizione, su questa paura e su questa fantasia, per creare un romanzo che poi racconta anche molto altro. E racconta fantasia, ma racconta anche storia, come dicevo poco fa, Giada Trebeschi. E racconta anche di un luogo straordinario a Venezia, perché il caso ha voluto, ed è proprio bella questa cosa, Giada Trebeschi, mi scuso se parlo di me stesso, compio quest'atto di vanità che non amo fare. No, bene, dentro, il caso non è mai un caso. Dentro lo zaino, nel mio viaggio, c'era il libro Il Vampiro di Venezia. Io mi trovavo a Venezia, il libro doveva ancora essere cominciato, ovviamente, e poi sono andato al Lazzaretto Nuovo. Poi ritorno, incomincio a leggere questo libro e mi accorgo che il Lazzaretto Nuovo
c'entrava e molto. Credo che questo sia veramente una missione compiuta di quello che è un romanzo, quando uno si porta presso la storia, non solo a Venezia, ma proprio nel posto, proprio nell'isola del Lazzaretto Novo, come lo chiamano i veneziani, oltre al Lazzaretto Vecchio, perché sono due le isole, no? E devo dire che è veramente una bella casualità del caso, come direbbero i sudamericani. Eh sì, fantastico. Lazzaretto Nuovo è dove hanno trovato la masticatrice di Solari. Naturalmente gli archeologi si sono divisi, qualcuno dice che è capitato per caso nelle varie sepolture, eccetera, altri dicono no, l'hanno messo apposta. Ma ai fini della storia e del racconto questo non è effettivamente molto importante. Però io racconto il Lazzaretto Nuovo in questo momento. Siamo a Venezia alla fine del Cinquecento, quindi non è esattamente quello che hai visto tu di recente. Era forse un po' diverso, però è l'isola del Lazzaretto Nuovo. Il Lazzaretto Nuovo, tra l'altro, lo ricordiamo, chiedo scusa se interrompo, proprio era stato costruito, se non ricordo male, dai monaci proprio per ospitare gli equipaggi delle truppe, degli equipaggi delle navi che arrivavano a Venezia e quindi potevano avere la peste. Sì, no, in realtà era un posto di quarantena, chiamiamolo, era il posto in cui le navi che arrivavano e le merci che arrivavano venivano controllate, le persone venivano lasciate in quarantena, così non, perché spesso dalle navi arrivavano con la peste, la febbre gialla, insomma varie malattie che potevano prendere nei vari luoghi in cui erano stati, e anche le merci potevano essere infette in qualche modo, quindi venivano controllate e era un posto in cui appunto venivano lasciate merci e persone in quarantena prima di farle entrare a Venezia. È un'isola, quindi è lontano sufficientemente dalla città ed era un po' il posto in cui in questo momento mandavano in quarantena anche coloro che erano stati, avevano avuto parenti con la peste, non avevano ancora la peste, ma che avrebbero potuto averne i sintomi. Li mandavano al Lazzaretto Nuovo, che però non poteva ospitare la quantità di persone. Pensiamo che un terzo della popolazione veneziana in questo momento era già stato falcidiato dalla peste, quindi non potevano essere messi tutti al Lazzaretto Nuovo. Al Lazzaretto Vecchio mandavano gli appestati, coloro che la peste avevano già i sintomi, avevano già la peste, praticamente era il posto, l'anticamera della morte, perché pochissimi riuscivano a sopravvivere alla peste e quindi tornare poi in città. Al Lazzaretto Nuovo mandavano invece coloro che con gli appestati avevano avuto a che fare, che avevano avuto parenti appestati, eccetera, e non sapendo più dove metterli, perché le disponibilità di alloggio sul Lazzaretto Nuovo non erano sufficienti, li avevano alloggiati, diciamo così, come al solito a Venezia, hanno trovato una soluzione sull'acqua, li avevano alloggiati sulle barche, su dei barconi grandissimi. E addirittura io lo descrivo, perché c'è una descrizione famosa di Sansovino che lo ricorda, e sembra un inferno galleggiante di anime in pena che attendono, no? Attendono il giudizio. E tutta l'isola era circondata appunto da questi barconi di persone in attesa di tornare alla vita o di andare poi alla Vecchio aspettando la morte. Quindi racconto all'interno del romanzo anche tante di queste cose per raccontare la Venezia di quel momento. Qualcuno, quando mi ha fatto le varie interviste, le presentazioni che sto facendo in giro per l'Italia, mi ha chiesto di parlare proprio di Venezia, perché è uno dei personaggi del libro, insieme al Rinascimento. C'è il libro portata di mano già da Trebeschi? Sì. Ecco, vogliamo ascoltare come comincia. D'accordo. Quando infine gli tagliarono la giugulare, non ci mise molto a morire. Fece appena in tempo a sentire il fiotto caldo del proprio sangue scivolargli lungo il collo prima del sopraggiungere di quello stato di incoscienza simile al sonno, alla pace, alla morte tanto agognata. Durante il lungo supplizio al quale era stato sottoposto, seppe di essere dannato. Una vita intera a predicare la parola di Dio e ora la perdizione. Se non fosse stato per quegli occhi neri come l'oscurità del peccato che lo fissavano così da vicino, non avrebbe neppure saputo il perché. Il terrore della punizione eterna gli si era insinuato nella mente come un brulichio di migliaia di vermi. Li aveva sentiti muoversi, masticargli le membra, avvertendo l'odore della propria carne in putrefazione e dei liquami che non era riuscito a trattenere, che gli si seccavano addosso. Era stato appeso per i piedi,
Un oggetto freddo gli aveva sfiorato le parti intime, certamente un coltello, ma in quegli ultimi momenti di delirio si era lasciato andare al ricordo di esperte dita sottili, forse giovani labbra, forse la lingua, sì, la lingua appuntita di una cortigiana. Aveva avuto un'erezione, ma non era stato il culmine del piacere a provare per quella che sapeva sarebbe stata la sua ultima volta. Il dolore aveva raggiunto un picco insopportabile e solo il terrore che gli si era incuneato fra il cervello e l'anima non gli aveva permesso di svenire. Pensò, e pensò che lo avrebbero mangiato vivo. E così comincia il romanzo Il vampiro di Venezia, Oakmont Publishing, per Giada Trebeschi. Da ricordare quella parola, quelle prime parole, quando infine gli tagliarono la giugulare, infine, e proprio alla fine, ma non rivelo nulla di questo romanzo, alla fine la parola che chiude il romanzo è proprio giugulare. Eh sì, è come un cerchio che si chiude, l'alfa e l'omega che tornano insieme, avvengono dei crimini efferati, bisogna ricostruire e trovare il colpevole. Come dicevo all'inizio, molto è dovuto alla superstizione, infatti qualcuno è convinto che siano i masticatori di sudari a commettere questi crimini efferati e dunque mettono ad indagare un negromante, qualcun altro invece non crede alle superstizioni e dunque ad indagare, è il signore di notte al criminale, cioè un magistrato che è preposto a incarichi di polizia a Venezia nel periodo, che deve indagare e deve cercare una via che invece forse può essere tutta umana. Forse è tutta umana, ma qui anche la teologia ha la sua presenza, quindi c'è il mistero che si aggiunge a mistero e quindi è sempre più ricca di pathos, questa, sempre più ricca di pathos questa scrittura. La teologia non poteva non entrare in questo romanzo, così si parla di superstizione, si parla di revenant, ritornare dai morti, quindi da un mondo al di là, da un mondo altro dal nostro. E si parla di alchimia, c'è il negromante, quindi ovviamente tutto quello che c'è di religioso, tra l'altro in una città come Venezia, in cui cristiani, ebrei, levantini facevano affari insieme e convivevano insieme, insomma non si poteva non raccontare anche questo aspetto. Giada Trebeschi, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni L'inganno dell'ippocastano, che rileggo sempre molto volentieri, il libro di un amico, Mariano Sabatini, e lo rileggo volentieri perché è un giallo intrigante, divertente. E qui siamo a Roma invece che a Venezia. Sì. Siamo a Roma e racconta la Roma che conosce, Mariano è romano, racconta la Roma che conosce, racconta di cose che conosce, lui è un giornalista, infatti è un giornalista, ma l'inverno, il suo personaggio, il suo protagonista, tra l'altro ha vinto anche il premio Flaiano recentemente, il premio Romiti, e lo consiglio a tutti, un ottimo romanzo per l'estate. Ma c'è un romanzo per l'estate, un romanzo per l'inverno, Il vampiro di Venezia, che è per quale stagione? Il vampiro di Venezia è ambientato tra Natale e Capodanno. Io non credo che ci siano romanzi per l'estate o per l'inverno. È vero che d'estate uno ha un po' più di tempo perché ci sono le vacanze, magari ha piacere sotto l'ombrellone di leggere qualche cosa, e quindi di solito in estate insomma i libri che non si sono riusciti a finire, che sono rimasti lì intoccati sul comodino, magari vengono portati insieme in viaggio, come hai fatto anche tu poi del resto, no? Ti sei portato a Venezia in viaggio, forse in viaggio di piacere, il vampiro. È perché quindi, io ho l'abitudine di portare nel viaggio un libro che nella storia abbia qualcosa che racconti proprio quel luogo che si sta visitando. È un po' come portarsi dietro, che ne so, le guide, ammesso che si portino ancora dietro le guide dei ristoranti, no? È la stessa identica, certo, cosa. Beh, adesso ce le portiamo dietro con il telefonino direttamente. Il libro ovviamente è un'altra cosa. Devo dire che sia con Venezia, con Il vampiro di Venezia, che con il mio libro precedente, La dama rossa, che invece è ambientato a Roma, nella Roma fascista, molti lettori mi hanno scritto di aver fatto come hai fatto tu. Loro l'hanno letto, poi se lo sono riportati e hanno seguito i luoghi, perché io racconto, in questo caso Venezia, nell'altro la Roma fascista, tramite
l'arte e quindi hanno seguito, sono andati sulle tracce del vampiro, sulle tracce della Dama Rossa nei luoghi d'arte e hanno diciamo visitato il luogo, fatto il turista in un modo un po' diverso, con un libro in mano, cercando di ricreare le atmosfere che hanno vissuto leggendo il libro, anche vedendo quello che io raccontavo. È una cosa che è successa e mi hanno detto di averla fatta in parecchi. Il Vampiro di Venezia, Oakmont Publishing, Giada Trebeschi, noi ringraziamo del tempo dedicato grazie per questa conversazione. Grazie ancora Giada Trebeschi. Grazie a voi e buona lettura.